Bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Chiara e oggi sono qui per fare un video insieme. Un video per me molto importante. Ho cercato di sistemare, non è messo bene come al solito perché in realtà pensavo di non fare in tempo a registrare, quindi sono un po' in velocità. Però volevo fare questo video oggi, ci tenevo tanto a farlo adesso. Mi avvicino un po', vediamo. Ci tenevo tanto a farlo, diciamo adesso, oggi, in questa giornata qua, perché per me è una giornata un po' particolare, nel senso che, ora voi penserete chissà che cosa, state sciolte, tranquille, non è niente di particolare o di speciale. Sto cercando di aggiustarmi un attimo le luci per capire un po' qua come sono messa. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Voglio parlare di, per me è importante, ma so esserlo anche per voi, perché questa cosa me la chiedete spesso, mi chiedete spesso di parlarvi dieta, quindi non vi sto parlando di dieta, però diciamo che io oggi ho deciso, o meglio, non è che ho deciso da oggi, è una cosa che ho già in mente da un po'. Io già da novembre dello scorso anno ad oggi ho perso 7 kg. Molti di voi sanno la mia storia, sanno che sono un'ex obesa, sanno insomma tutto il mio trascorso fisico. Per chi non lo sapesse, io ho perso più di 40 kg, insomma sono un'ex obesa, ho fatto degli interventi di chirurgia ricostruttiva, ossia l'addominoplastica e anche l'intervento al seno. Seno in realtà non è che era messo male, però vabbè, questo è comunque un altro discorso della mia storia passata, se volete ne riparliamo in un altro video. Ma oggi ci tengo a fare questo video perché so che molti di voi un po', che è normale, si aggrappano un po' al mio trascorso e anche al mio essere sempre stata o aver sempre cercato di essere il più motivazionale possibile. Io credo tantissimo, scusate se guardo l'ora, però devo andare a lavorare, devo tenere sotto occhio. Per me è sempre stato di fondamentale importanza riuscire a lanciare questo messaggio, il messaggio di non adagiarsi, non, a parte, non voglio toccare l'argomento body positive in questo video oggi, perché è un argomento che può essere sempre molto frainteso, è un argomento che io detesto, ve lo dico col cuore, detesto l'andamento che ha preso il body positive negli anni, trovo che sia stato tutto deviato dove non doveva essere deviato. Ha preso una virgola, una piega, un'interpretazione secondo me sbagliata e pericolosa, ok? Però di questo, se vorrete, ne parleremo in un altro video, vi dico la mia opinione, sono un po' storta. Ho messo qua questo, ma non so se mi piace molto messo qui così. Scusate, però ci tengo alle mie cose. Ok, allora, metto un po' qua così. Allora, stavo dicendo, voglio tenervi aggiornati, quindi tralasciando le parentesi varie ed eventuali, qua parliamo di me, io vi parlo della mia esperienza, del mio vissuto e di quello che io voglio fare, quindi non sto dando suggerimenti a nessuno, però so semplicemente che molti di voi hanno anche bisogno di vedere queste cose per sentirsi spronate, quindi diciamo che il mio raccontarvelo è un po' anche per autosuggestionare me stessa a voler far meglio, per potervi dimostrare meglio, e un po' è anche per voi, per aiutare anche chi magari ha bisogno di quello sprint in più a iniziare un determinato tipo di percorso. Allora, io l'anno scorso ho fatto un grosso lavoro di reset, diciamo, metabolico, perché il mio metabolismo era un po' andato a bacche. Aiuto, no, non ora, ti prego, mi è entrato qualcosa nell'occhio. E, diciamo che l'anno scorso mi ha aiutato tantissimo Nadia, che è una mia amica ed è una ragazza che fa coaching online, per primo punto è una mia carissima amica, però è una grande atleta, lei fa bodybuilding chiaramente, quindi diciamo che per me la palestra, voi lo sapete, i pesi mi hanno salvato la vita, sono grata alla palestra, allo sport in generale, anche se la mia più grande passione per l'appunto sono i pesi, la sala pesi, per me saltare un giorno di palestra è impegnativo, nel senso che mi manca quando non ci vado, e anche qua quando mi metto qua che dico sto a casa per fare i video,
Non dico che sia un sacrificio, perché comunque del tempo anche per resettare me stessa mi serve, però a me è una cosa che manca a fare. Tipo stamattina che non sono andata per fare questi tre video, un po' mi è mancato. E la parte alimentare, diciamo che la dieta si sa quello che deve essere fatto, però a volte c'è bisogno anche di qualcuno esterno che ti punzecchi. E soprattutto avere persone che vi condizionano, cioè per me diciamo l'amicizia nuova con la Nadia, a me piace dire l'articolo davanti al nome, non, lo so che è sbagliato, però a me piace proprio dire la Nadia, come quando io mi presento e dico la Chiara, sono la Chiara. So che è sbagliato, però il mio modo di parlare a me piace dire così, anche sapendo di sbagliare, quindi sappiate che lo so che è sbagliato. Però mi piace così, e quindi diciamo che, cioè, perché sembra così esterno, no? Vabbè, non voglio perdermi in questa parentesi, secondo me lascio il colera tra un po'. Allora, Nadia mi ha aiutato tantissimo, la mia Nadia mi ha aiutato tantissimo l'anno scorso nel riportare il mio metabolismo a funzionare bene, quindi mi ha aiutato tanto. Quello che dovete capire è che la base di una dieta che può funzionare è una dieta che dovete pensare di poter fare tutta la vita, ok? Dieta non vuol dire dieta, dieta vuol dire stile di vita, quindi quando voi vi mettete a dieta per dimagrire dovete prenderlo come una cosa che dovete portare avanti a vita, questo un vostro nuovo stile di vita, perché se no, se voi pensate di poter avere uno stile di vita per 3 mesi e poi cambiare e tornare alle vecchie abitudini, fallirete sempre, che è il problema infatti che hanno tutti, perché bisogna entrare nell'ottica che per cambiare il cambiamento va protratto nel tempo, ok? Quindi diciamo che io l'anno scorso ho avuto la fortuna di avere la Nadia con me, adesso mi viene da ridere a dire la Nadia con me, che mi ha aiutato a riportare il mio metabolismo a funzionare bene. Chiaramente nell'info box vi lascio i suoi canali, lei fa coaching online. E oggi io sono qui invece per dirvi che da oggi anch'io riprendo bene la dieta, perché comunque in quest'ultimo periodo, tra una cosa e l'altra, anche reintrodurre i video l'ho persa un po' di mano, nel senso non sono ingrassata, però non sto facendo il mio schema alimentare preciso, quindi da oggi io ricomincio, ieri era Pasquetta, quindi da oggi io ricomincio con il mio schema alimentare preciso. Per me è anche importante averlo pseudo, dico molto pseudo, da atleta, nel senso avere quelle cose da mangiare, essere organizzato in un certo modo. Per me è più semplice da seguire quando ho uno schema ben delineato e chiaro e soprattutto non troppo pieno di cose. Per me una dieta più è semplice, più è facile da portare avanti nel tempo. Chiaramente questo non vuol dire che se sono col mio amoroso quella volta ogni 15 giorni, questo non vuol dire che non mi vado a mangiare la pizza o che non mi mangio il gelato. Però magari invece che mangiarne mezzo chilo come ho fatto negli ultimi weekend, magari ne mangio 200 grammi. Insomma, fare un po' una media delle cose, quindi quando non si è chiaramente atleti non c'è bisogno di fare le cose al grammo. Però se imparate a farle al grammo, poi anche quella volta che andrete a sgarrare, a mangiare quella cosa diversa, non vi farà chissà che danno, e poi riuscirete a entrare in un'ottica dove nel tempo non ci sarà più bisogno di pesare tutto. Cioè io adesso infatti gli ultimi 2 mesi non ho pesato nulla, però il mio peso è rimasto stabile, voglio dire. Io per esempio per comodità personale mi peso tutti i giorni semplicemente perché voglio tenere sotto controllo quello che faccio e anche capire se magari qualcosa mi fa gonfiare di più, gonfiare di meno, e poi durante la settimana faccio la media. Quindi io, diciamo, da novembre a febbraio, ottobre-novembre, fino a febbraio ho seguito la dieta molto schematicamente, tutta marzo, quasi tutto aprile no, e da novembre quindi ho perso 7 kg,
un buon risultato, perché comunque l'anno scorso, cercando di rifar ripartire il metabolismo, che è ripartito molto bene, ho fatto una fase dove ho mangiato di più, ok? Però sempre sotto controllo stabile e costante di Nadia, perché altrimenti non è che potete prendere e mangiare di più a caso pensando di riattivare il metabolismo perché sono ingrassate a pacco e poi perdere quei chili là è difficile, difficile. Infatti io l'anno scorso, nel periodo diciamo dove ho mangiato di più per riattivare un po' il tutto, ho preso 3,5 kg, però da aprile fino a novembre, quindi non tanta roba, chili che poi ho dovuto perdere comunque. Quindi diciamo che comunque da novembre fino a ottobre, adesso non mi ricordo di preciso, fino a febbraio ho perso 7 kg, ora sono rimasta stabile, per cui da oggi rinizio col mio percorso alimentare, seguita sempre dalla Nadia. Voi sapete che in passato ho sempre fatto tutto da sola, cioè tutti i miei traguardi passati li ho sempre fatti in autonomia. Ad oggi sono seguita, però non potrei fare da sola. Non facendo da sola sono più spronata a fare meglio e anche parlandone con voi cerco di autospronare me stessa e di spronare anche voi a prendere in mano la vostra vita. Chiunque dica che il peso sulla bilancia non è importante, dice una cazzata, ma non perché è importante per un discorso estetico. Dell'estetica, onestamente, viene in secondo piano, ma per un discorso di salute bisogna ricordarsi la salute, mio signore benedetto, la salute dove la mettete? Voi veramente credete che perché oggi con 40 kg in più avete le analisi del sangue che vanno comunque bene? Voi credete veramente che quei 40 kg in più, se ve li portate indietro tutta la vita, 40, 60, 70, 20, quello che sia, credete veramente che quei chili in più nell'arco del tempo non vadano a farvi un danno? I nervi, la muscolatura, le ossa? Davvero? Io vado in bestia quando sento parlare di body positive per il come ha preso questo andamento. La prima cosa importante è la salute fisica e mentale. Tutto il resto sono stronzate, ok? Io non sono una piuma, però sono in salute. Il voler dimagrire per me, rimanendo in un range salutare, ok? Chiaro, questo per me è chiaro. Per me la chiave della vita è l'equilibrio tra salute fisico e salute mentale. Ma la salute fisica avviene con un certo tipo di fisico. Non si può avere salute mentale e salute fisica, scusate, se pesate 30 kg in più. Se voi pesate 30 kg in più, 20 kg in più, 40 kg in più, non siete in salute. Punto. Potete raccontarvela quanto volete, potete guardare i video dei obese quanto volete che vi dicono: ma no, ma io sto bene con me stessa, bla bla bla. Cazzate, cazzate, cazzate. Ve lo dice una che è stata obesa per 20 anni, quindi sono tutte cazzate. Sono cazzate perché è più facile rimanere fermi dove si è che prendere e cambiare, perché cambiare è difficile. Il cambiamento è una delle cose più difficili che possiate fare in vita vostra. E scusate se sembro aggressiva, però vorrei fare un video lungo, ma in realtà volevo fare un video solo su di me. Quindi questo è per dirvi che sono a dieta, vi terrò aggiornate con il mio percorso alimentare, quindi magari una volta ogni 2 settimane vi dico come sta andando. E aggiornamento, tipo farò aggiornamento dieta, diario dieta, una cosa simile. Vi dirò più o meno quello che mangio, non quanto mangio, perché ognuno deve avere la dieta adatta a sé. I cambiamenti alimentari vanno adattati alla persona. Ripeto, io ora in questo momento sono seguita da Nadia, ve la linko nell'info box, e man mano vi terrò aggiornate sui progressi. E mi piacerebbe che anche chi di voi sta iniziando, vuole iniziare o deciderà con questo video di iniziare a migliorare se stesso, a star bene con se stesso, a star bene sul serio però, senza raccontarsi palle, ok? Senza raccontarsi cazzate, senza emulare le cazzate che dicono le altre o gli altri, quello che è non mi interessa. Non mi smuoverete mai dal mio pensiero su questo punto di vista, proprio perché io l'obesità l'ho vissuta e l'ho passata e non è stato così semplice andarne fuori, ok? E quando sento dire qualche obesa dire che da obesi e grassi stanno benissimo, divento furiosa perché
danno un messaggio a delle ragazze, magari giovani, sbagliato. Ragazze, nella vita bisogna muovere il culo per fare tutto. Tutto, ragazze, ragazzi, non importa, maschi, femmine, trans, no gender, quello che vi pare, ok? La salute fisica è importante. Dalla salute fisica si rispecchierà un giorno la vostra salute mentale. Questi sono discorsi troppo difficili, troppo lunghi da affrontare per un video breve come questo. Ripeto, devo andare a lavorare. Se vorrete ne parliamo ancora, ne parleremo ancora, però diciamo che questo video è un po' per spronare me a raccontarvi i miei progressi in quanto a perdita di peso, perché voglio perdere più o meno altri 8 kg. Non sono un peso piuma, ve lo assicuro. In video sembro molto più magretta di quel che sono, e quindi diciamo obiettivo meno 8 kg. Vi terrò aggiornate man mano nel tempo. Se vi va di scrivere anche voi il vostro percorso iniziale, non so che scrivete quanto pesate, anche io ora o come ora non ve lo dico. Se vorrete nei video aggiornamenti che farò ogni 2 settimane scrivere anche voi come sta andando il vostro andamento dieta alimentare, poi magari nei commenti ci scambiamo qualche consiglio, ne parliamo un po'. Ok, un posto, una rubrica sicura per tutte voi, per chiunque abbia bisogno di un angolo dove parlare, dove sfogarsi. Se vi fa piacere, lo facciamo. Fatemelo sapere nei commenti. Nel frattempo io comincio con la mia discesa verso questi meno 8 kg. Diciamo che ora siamo a fine aprile, quindi fine maggio, fine giugno, fine luglio, fine agosto. Per metà agosto vorrei perdere questi 8 kg. 3, 6, 9, ma dai, anche 3 mesetti, dai, 3 kg al mese sono un buon passaggio, quindi con calma, con le cose fatte bene, eh? Vado a lavorare, ci sentiamo domani con un nuovo video, spero di non essere fraintesa con le mie parole, ne parleremo con più calma se vi fa piacere. Chiudo tutto, vado a lavoro, ci vediamo domani, un bacio, ciao a tutte e a tutti e mi raccomando, salute fisica e salute mentale, a domani.